Hi friends, Gianni Bravo is back. Gianni Bravo è tornato. Oggi torno e sono tornato ancora con Alip Bata. Molti mi chiedono perché continuo aspettandolo con un nuovo lavoro a parlare di lui. Intanto perché lui mi ha conquistato dal primo ascolto, dalla prima volta che ho avuto il piacere di ascoltarlo. Perché lui è uno dei motivi per cui continuo con piacere a cercare anche tra i suoi vecchi lavori, e perché lui realmente mi ha riconciliato col mondo della musica e dell'arte, che insomma ormai sono tanti anni che è abbastanza schiavizzato da un sistema troppo commerciale, no? E che ne ha in qualche modo anche molti artisti ne ha anche snaturato un po' l'essenza. La sua musica mi piace e mi ha colpito e continuo a seguirla perché, come ripeto, è un viaggio tra la sua musica originale e le tante cover che spaziano dalla tradizione indonesiana alle hit mondiali, dal blues al pop al rock, e quindi oggi andiamo a guardare tra i suoi lavori anche qualche cosa che ha realizzato qualche anno fa, ripeto, anche un periodo in cui ancora probabilmente il canale non l'avevo nemmeno aperto, perché l'ho aperto da un paio d'anni, questo lo ripeto. E quindi oggi andiamo ad ascoltare. Mi è stato segnalato questo brano, è un brano degli Halloween, Forever and One, un brano rock degli anni 90, e quindi ce lo andiamo ad ascoltare. Anticipo, come sempre, ringrazio sempre tutti i sostenitori, chiaramente, del canale, vi ringrazio, e quindi andiamo ad ascoltare Master Alip Bata. Naturalezza nel suonare, no? Realmente come se la chitarra è realmente un appendice del suo corpo, no? Ha sempre questa sinergia e anche questo modo di arrangiare che riesce veramente con una grandissima
semplicità, tutto sembra molto semplice, ma tutto è così ben arrangiato, ben suonato. È sempre un piacere. Lo voglio ripetere, no? Lui veramente ci porta in un viaggio nella musica. Lo voglio ripetere ancora una volta. La sua qualità, sia nell'arrangiare, nel suonare, è come un ripetermi inutilmente. Ho una profonda ammirazione per quest'artista e quindi lo aspetto con i suoi nuovi, spero a breve, quando potrà, un suo nuovo lavoro. E continuerò via via a cercare all'interno della sua produzione quello che non ho già ascoltato e condividerlo insieme, insomma, commentare la qualità sembra, come lo dico troppo spesso, un ripetermi costantemente, mentre io voglio assolutamente divertirmi ad ascoltarlo fin tanto che lui non ci proporrà finalmente, quando potrà, i nuovi lavori. Io ho tanto da ascoltare di lui, tanto ho ascoltato e tanto continuerò a fare e a condividerlo con voi. In fondo, queste, chiamiamoli commenti su Alip Vatao, sugli artisti, è un dare e avere, è un modo per parlare di Alip Vatao, condividere con tutti gli Alipers, quindi il piacere del dare e dell'avere, di dare attenzione e ricevere attenzione. In fondo questo è un po' anche il senso di questi video: condividere insieme gli artisti, apprezzarli, per chi non li conosce farli conoscere, noi farci conoscere attraverso gli artisti e gli artisti attraverso noi, in questo scambio di affetto tra i fan e tutti quelli che seguono. Ringrazio gli Alipers in primis, e sono tantissimi che hanno e supportano il canale, ma io ho un grande affetto per loro, per Alip Vatao, per la sua musica, per la sua splendida anima, sia artistica che personale. Concludo, come sempre, enjoy life, enjoy music and be happy. Ciao.